308 GT, la nuova arma di casa Peugeot che oggi proveremo sulla famosa salita Amalfi-Agerola. Il biglietto da visita di questa Peugeot 308 GT sono i 250 km orari di velocità che è autolimitata, oppure lo 0-100 in 6 secondi netti. Questo fa capire la potenza e la velocità di questa macchina. È un 1.6, sono 272 cavalli, per cui una potenza molto buona. 4,46 rapporto chili cavalli, questo vuol dire che è un telaio seppur rigidissimo però leggero. Lo si sente anche proprio in certe curve in appoggio, senti che il telaio risponde bene. Mentre guidiamo, se vogliamo dare ancora un pizzico di sportività in più alla 308, azioniamo il pulsante Sport che fa cambiare colorazione al cruscotto, ha un sound più corsaiolo, ma soprattutto agisce sulla centralina per rendere la macchina un po' più pronta in accelerazione. Il differenziale autobloccante meccanico Torsen ti consente di avere una guida precisa e fluida, addirittura meglio della concorrenza che usa i differenziali elettronici. Lo si sente che è veramente efficace nell'ingresso di curva perché senti il volante leggero e il differenziale non dà noia allo sterzo, non irrigidisce lo sterzo in frenata. Ecco, in questa fase, nella fase di chiusura di curva, senti proprio che ti porta proprio verso l'interno della curva. Il modo migliore per guidare la 308 è prima riuscire a dosare un po' l'acceleratore nelle curve lente, perché la potenza in certe curve strette deve essere gestita. A mano che si esce dalla curva si raddrizza lo sterzo e si dà gradualmente gas sull'acceleratore. Il Torsen ci aiuta in questa fase perché trasmette la trazione migliore proprio nell'uscita di curva. L'impianto frenante con dei dischi da 380 mm, per cui la frenata è ottima. Il cerchio da 19 ci consente di avere una buona precisione nella fase iniziale di curva e nella fase centrale di curva senti proprio dove si va a sfruttare il camber, la macchina che segue veramente la traiettoria. Gli ammortizzatori sono precisi quando devono essere precisi in fase di curva, però riesce comunque ad essere confortevole anche nei tratti sconnessi. Auto sportiva, ma non viene trascurata la sicurezza. Per la sicurezza attiva è importante anche questo sistema che legge le linee laterali della carreggiata e mantiene il veicolo nella traiettoria giusta qualora il pilota si distraesse. Questo è molto importante. Nuova Peugeot 308 GT. Io la guido così. Peugeot.